Hai un manoscritto e non sai a quale editore rivolgerti. Hai pubblicato un libro e vuoi farlo conoscere? Vorresti che la tua opera diventasse un film o un documentario o venisse rappresentata in teatro. Vivere e raccontare potrebbe aiutarti. Come? In studio, con me e con te, editori, registi, produttori esprimeranno il loro parere sul tuo progetto. E Aracne TV manderà in onda l'intervista. Vivere e raccontare, tutti i giorni dalle 15 alle 15.30 su Aracne TV. Ah, dimenticavo, Vivere e raccontare è un programma dedicato a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo: scultura, pittura, architettura, fotografia, fumetto, musica, danza, cinema e teatro. Oh, e naturalmente letteratura. Il ricchissimo magnate Harvey, in un'analisi della propria esistenza, sostituisce i 10 comandamenti con i 10 fondamenti della ricchezza. Ricchezza che egli considera una sorta di divinità di cui egli stesso si sente il sacerdote. Tutto questo per crearsi un alibi per i suoi misfatti. Ma fra le pagine della sua memoria ci sono cose che non riesce a mettere da parte. Il quinto comandamento, non uccidere, segnerà la soglia della sua follia. Questa, in sintesi, il tema e in qualche modo il plot del romanzo Fratello cattivo del professor Grosspietro. Sandro Grosspietro, che oggi è ospite qui da noi a Vivere e Raccontare. Innanzitutto grazie, buongiorno, maestro Zucchi, per la sua cordialità di avermi invitato. Ci vengo molto volentieri. È vero quanto lei ha detto in questo sunto che ha fatto del romanzo. Si tratta proprio di una conversione, diciamo così, dei catechismi che regolano il comportamento degli uomini, dalla cosiddetta morale cristiana dei 10 comandamenti. Questo rappresentante della ricchezza del XX secolo, che lo abbiamo collocato, cioè lo ho collocato a Londra, in Inghilterra, perché è la patria del capitalismo, già prima capitalismo industriale, poi capitalismo finanziario. Questo personaggio, insomma, che cosa fa? Si costruisce tutta una mentalità a favore della ricchezza, che non è una vita parallela, è una morale parallela e diversa, che non ha punti in comune con quella cristiana. Ma è anche una morale che in un qualche modo spinge alla cattiveria. Ecco, per cui nel realizzare questa morale, un po' come Dorian Gray, lui si trasforma sempre di più in un personaggio che, diciamo così, commette sempre maggior male. Ecco. Ma ahimè, si era dato un punto in comune con la morale cristiana. C'era come due X che però hanno si incrociano, esatto, e hanno questo punto in comune che è dato dal quinto comandamento: non uccidere. Quindi lui rispettava in qualche modo, e ha rispettato certamente fino a un certo, sì, punto, questo quinto peccato comandamento. Peccato però che arriva ad uccidere il proprio fratello. Ecco, arriva ad uccidere il proprio fratello. E allora, come ha detto perfettamente lei, era un fatto che non poteva archiviare nella sua mente, perché era un fatto che gli distruggeva, un peccato che non si poteva, tutto sommato, neppure confessare. E che quindi considerava immorale, e che quindi rispetto alla sua morte, altamente immorale. Ecco, non poteva accettarlo in nessun modo. E allora, visto che la ragione non può accettare qualche cosa, con un meccanismo che è decisamente un meccanismo umano comprensibile, si abbandona la ragione e si vive al di fuori della ragione, incomincia a costruirsi un mondo
parallelo, immaginario, surreale, incomincia a parlare con angeli e demoni. E quindi c'è l'inizio di una sua follia. C'è l'inizio di una sua follia. Che la moglie, la signora Shanti, che è una thailandese, sa che in un qualche modo c'è questo tabù all'interno e lo vorrebbe far esplodere, quasi come se lei fosse una psicanalista, fargli ritornare la memoria perché lui possa conciliarsi con se stesso. In realtà fa esplodere ancora di più la sua pazzia, spesso e volentieri, cosa che fanno gli psicanalisti stessi. Uno stava così bene prima, poi insomma, incontra la psicanalisi e lì è la rovina. Lo diciamo come battuta. Ah, certamente. E quindi ecco che tutto il romanzo ha una costruzione su questo tema, che è il tema della cattiveria, che è il grande tema del nostro tempo. Insomma, quindi Caino, lui è cattivo, però non è che il fratello risulta uno stinco di santo. E c'è un fratello che non è una bene, ecco. Probabilmente, ecco. Non è affatto uno stinco di santo, perché se vogliamo è cattivo quanto lui, ecco. Allora scusi, qui in questo romanzo di buoni ce ne sono pochi, insomma, forse nessuno. Sì, se noi escludiamo questa immagine della donna, che poi dovrebbe essere quella che nel terzo romanzo che verrà fuori, perché è una saga, questo è il... Nel terzo? Terzo. Quindi dopo questo ce ne sarà... Il primo è stato cuore spaccato, questo fratello cattivo, poi arriverà un terzo romanzo che parlerà specificatamente di Santi. Santi dovrebbe essere... La rappresentazione, così, della visione buona. E, insomma, l'opzione di salvazione di dell'anima, salvazione. In un qualche modo, ecco, che è rappresentata ovviamente dalla donna. Ecco, ma direi che questo è un... È un antieroe, in sostanza, questo Harvey. Un antieroe perché è un eroe al negativo. Rappresenta, è un eroe che serve a farci vedere quali sono non i modelli positivi che noi dovremmo abbracciare, come sono gli eroi epici tradizionali, ma quali sono invece i modelli negativi dai quali noi dovremmo allontanarci. Ecco. Credo che il discorso sulla cattiveria sia uno dei discorsi fondamentali da fare del nostro tempo. Noi siamo sostanzialmente cattivi dentro. Ecco, io ho in mente il romanzo Il Signore delle Mosche, che di William Golding, che è stato premio Nobel nel 1983, che con questo libro è stato un bestseller internazionale, certo. Pubblicato in parecchie lingue, e proprio diciamo l'aforisma, la definizione che diceva... Tra miele e male. Tra miele e male, esattamente, l'uomo produce il male, l'ape produce il miele. E la differenza... Sono due vocali solo, ma è un abisso in sostanza tra questi minotauro, l'ape e l'uomo dall'altra parte. Ecco, l'avere abbandonato, e stiamo abbandonandolo sempre di più, insomma, una morale cristiana che fa da... cioè mette al centro del discorso l'amore verso l'uomo, in sostanza, ecco, e l'essersi invece avvicinati a qualche cosa come l'amore prima di tutto non verso gli altri ma verso se stessi. E anche la sacralità della vita, per tornare al quinto comandamento. È la sacralità della vita, ecco, certo. Ma in sostanza il cristianesimo è una definizione di amore che è una definizione di universalità verso il prossimo. Ecco. Tutto il Novecento della letteratura è una costruzione di amore verso il proprio io.
è la grande scoperta del proprio io, la realizzazione di sé. L'egocentrismo, l'essere al centro. L'egocentrismo e l'io, anche per il poeta, l'io poeta che racconta dentro di sé, in introspezione, racconta la storia del mondo. Ecco. Ma la storia di noi stessi è fatta, la storia è fatta dai fatti, non è fatta tanto dai pensieri o dalle nostre sensazioni o dalle nostre emozioni. Ecco. La storia è fatta dagli accadimenti che avvengono. E quindi di conseguenza bisogna fare attenzione a come ci si comporta. Se noi mettiamo al centro del nostro interesse, prima di tutto mettiamo l'arricchimento, mettiamo la crescita continua della ricchezza, che è un arricchimento fine a se stesso. Teniamo a mente che questo Harvey, che è un tycoon, e quindi magnate dell'editoria, no? Significa? Senz'altro magnate dell'editoria. E qui c'è magari, uno può dire, un sogno del sottoscritto, no? Perché in sostanza vale sempre per qualsiasi scrittore la battuta di Flaubert, no? Madame de Bovary, c'est moi. Ecco, cioè, lo scrittore è sempre che si identifica col protagonista. Quindi Harvey sono io e contemporaneamente io sono anche Gerald, cioè sono i protagonisti, no? Ecco, ecco, quindi noi siamo sempre... sia la tesi che l'antitesi poi, no? In qualche modo, ecco, nel romanzo. Da cui nasce la dialettica del discorso. Ecco. Ed è la grande libertà dello scrittore poi. E questa è la grande libertà che può stare da una parte e dall'altra. E questa è la sua scelta tematica, ma esiste anche una scelta stilistica in qualche modo. Lei, no, si è rifatto a... Sì, a ripensato. Nel modo di scrivere decisamente sì. Ecco, proprio perché io penso che la storia sono i fatti che accadono, allora il modo di scrivere deve essere molto legato alla rappresentazione dei fatti e la personalità degli autori deve emergere nella mente del lettore come ricostruzione da farsi sui fatti stessi, come se fosse lui, il lettore, lo psicanalista che tira fuori la mentalità e non tanto che venga descritta, certo, invece dall'autore. Quindi i fatti si rappresentano spesso e volentieri con le immagini, come sa lei che è un attore che sta su teatro, che ha fatto cinema. Ecco. E allora io cerco di dare una rappresentazione stilistica decisamente molto cinematografica. Che stimola, diciamo, la fantasia di chi legge e a visualizzare. Che si visualizza sempre l'immagine stessa. Ecco, più che fare dei discorsi astratti, io credo che la letteratura moderna debba invece esprimersi attraverso fatti e attraverso immagini ricostruite nella mente del lettore. Moderna, ma anche dei grandi scrittori, per esempio, dell'Ottocento, no? Penso a Victor Hugo, sembrava la sceneggiatura di un film. I Miserabili, per esempio, no? Sì. Avevano questo gusto, no? Certo, anche Guerra e Pace, anche sì, Tolstoy, tutti i grandi eccetera, dell'Ottocento, certo. È vero. Poi dopo, quando noi abbiamo scoperto, insomma, l'io e l'introspezione e la ricerca di una pista psicanalitica all'interno della... Allora abbiamo più fatto delle letterature di analisi e quindi più diversificate da questa. Ecco. Il mio stile invece appunto è uno stile decisamente cinematografico. Al centro di questo romanzo c'è il mito della ricchezza, ma ricchezza come accumulazione continua e fine a se stessa. Harvey ha ricostruito nella sua little cage, la gabbietta come lui la chiama, che è un alloggio di 1200 metri quadri nel centro di Londra,
La monocamera. Sì, poco di più. Ecco. Ha ricostruito anche una base mediatica in cui ci sono tutta una serie di schermi che lo tengono in contatto con, in qualsiasi momento, con quanto sta avvenendo economicamente in tutti gli angoli della Terra. E più di tutto lo aggiornano sull'andamento dei suoi conti correnti, delle sue speculazioni, dei suoi acquisti, delle sue vendite. Ha una serie di banche da tycoon, quale lui è anche a Georgetown. Ecco, queste banche che in un qualche modo sono quasi come una sorta di pirateria, perché sfuggono alle analisi fiscali dei diversi paesi, ecco. Ed è un personaggio che ha questa doppiezza di vita, in quanto che ufficialmente appare come un'autorità del sistema, in quanto che egli è baronetto ed è anche... In qualche modo lo è, un'autorità del sistema. Lo è decisamente, ed essendo baronetto è anche nella Camera dei Comuni, voglio dire, quindi siede in Parlamento, ecco. Governa per la sua parte, lui è all'interno del Ministero della Difesa ed soprassiede appunto gli acquisti del materiale bellico in un qualche modo. Ricordaci il film di 007. Certo, infatti Ian Fleming è uno degli autori a cui ho fatto riferimento, precisamente in questa costruzione della Spectre, che è il servizio segreto contro cui 007 deve sempre combattere. Ecco, diciamo che Harvey ha messo in piedi qualche cosa come se fosse la Spectre, cioè un contropotere che lavora anche contro il potere ufficiale, cioè contro Sua Maestà la Regina, perché organizza o perlomeno insomma finanzia coloro che compiono degli attentati. Perché questo? Perché in modo che le sue televisioni, informate preventivamente di quello che accade, sono sempre le prime ad essere sul posto, sono le prime a trarre le immagini quasi in diretta di quanto sta avvenendo, e di conseguenza chiamano un audience enorme. Lui sa benissimo che una finale di Champions League ti dà milioni di ascoltatori, ma un insieme di servizi sugli attentati, su persone che muoiono in incendi o cose di questo genere, spaventosi, cioè, ne dà molti di più, perché il sangue, l'immagine, la disgrazia, insomma, il fatto, eccetera, interessa, proprio perché siamo un po' cattivi dentro tutti e dobbiamo, siamo sempre noi che costruiamo il male, non il miele, come dice come dice appunto il Signore delle Mosche. Ecco, allora lui vende questo prodotto e le sue televisioni incassano, fanno un sacco di soldi, e la sua, come il suo spero potere, che faccia la sua televisione. Quindi si è ispirato anche a quello. Altri autori a cui lei ha fatto riferimento? Ma certamente autori fondamentali che vanno richiamati per capire questo fratello cattivo, il più importante, è un classico, Joseph Conrad, con Cuore di tenebra, questo viaggio all'interno della... da cui poi è stato tratto anche Apocalisse Now, che è in sostanza il rifacimento di Cuore. L'ispirazione è quella. L'ispirazione è proprio quella, ecco. E questo viaggio all'interno dell'animo umano, però rappresentato come viaggio all'interno dell'Africa, in sostanza. E quindi del cuore, tenebre, nel cuore, cuore del mondo. Nella tenebra. Ecco, anche qui si va nel cuore e nella tenebra, ma alla fin fine uno si chiede: perché un uomo come Harvey, che nasce già ricco e benestante, perché deve commettere tutto quello che ha commesso? Perché deve essere un fratello delirio così cattivo? Delirio di onnipotenza. E per
per fascino, affascinazione, per ipnosi procurata dalla ricchezza, perché lui stesso il male dice, è ipnotico, il male è un male ha un suo fascino. Certo, ed è tutto nasce dalla ricchezza. La ricchezza è il più terribile dei vizi, se vogliamo. Se già giocare, avere la cosiddetta ludopatia, è un vizio da cui è difficile togliersi, ma diventare ricchi e avere il vizio di accumulare è un vizio da cui nessuno può venire fuori. Fortunatamente, si potrà dire, pochi riescono a diventare Creso, ma quelli che lo diventano non riescono a pensare ad altro se non che a diventare ancora più ricchi, più ricchi. Quindi lei dice che il desiderio di arricchirsi prescinde addirittura dal desiderio di avere potere? Le due cose vanno strettamente... Certamente. Però sono distinte. Però sono distinte. La ricchezza affascina ancora di più. Sa che c'è quell'espressione partenopea, comandare è meglio che fottere, no? Ecco. Forse questo non si doveva dire in televisione, però insomma è molto diffusa. Ecco. Ma essere spaventosamente ricchi è ancora meglio, perché tutto sommato comandare è ancora più faticoso. E poi ci rasenta l'orgasmo. Insomma, ecco, qualche cosa che è fine a se stesso, poi tra l'altro, e che ammette qualsiasi comportamento di immoralità. Lei dice, sostiene, che se si supera quel confine e quella soglia fra il non male e il male, poi è difficile tornare indietro. Certamente, certamente. Se si elimina, appunto, se ci si dà questa nuova morale, perché è una morale, i fondamenti rappresentano una morale, hanno al centro, prima di tutto, l'adorazione della ricchezza, quindi l'adorazione del successo e l'adorazione del divertimento, l'importante è divertirsi. E quindi l'adorazione di se stessi. Di se stessi, la bellezza di se stessi. Lui si ritiene l'uomo più bello, Harvey si ritiene l'uomo più bello del mondo, ovviamente, un campione di bellezza, e vuole attorno a sé una donna bellissima, che è questa Shanti, e vive soltanto per la ricchezza. Ecco, lui richiama, si rifà agli antichi egizi, e diceva che in sostanza gli antichi egizi, chi veramente ha rappresentato e ha tenuto in piedi questi 3.000 anni di superba civiltà egizia, che forse è stata la civiltà dell'antichità maggiore, perché è durata per 3.000 anni e fino adesso nessun'altra civiltà ha vissuto altrettanto. Ecco. Sono stati non tanto i faraoni, ma i sacerdoti che stavano accanto al faraone, che erano i veri custodi detentori della ricchezza e del potere. Ecco. E più di tutto avevano questo comportamento cinico, strettamente riservato a costruire sempre di più la ricchezza. Quindi, secondo lei, la morale, no? Come sì. La intendiamo noi, è un bene, una verità universale, o dipende, o può dipendere dal momento storico, dalla cultura? Certamente la morale è relativa. E dipende dal momento storico, e dipende dallo spazio e dal tempo, dal momento storico e anche nello stesso momento dallo spazio di civiltà in cui ci troviamo. Quindi se spazio e tempo è un fatto, come diceva qualcuno, relativo, anche la morale può essere considerata un fatto relativo. Sì, per esempio, facciamo un esempio che è proprio noto a tutti. Per un musulmano uccidere un infedele è un atto non solo ammissibile, morale. Ma un atto morale e un atto doveroso, encomiabile. Se ci spostiamo di continente, uccidere una persona... E di pochi chilometri, poi tra l'altro. Poi tra l'altro, magari anche di pochi chilometri. Uccidere una persona, per esempio, in America può comportare la pena di morte.
Quindi è un fatto decisamente non soltanto immorale, ma è un fatto gravissimo che va punito nella più severo dei modi. L'amico Harvey si ritiene lo stesso una persona che segue una morale perché lui si è dato la sua morale, che sono i suoi fondamenti diversi dai dieci comandamenti. Quindi si ritiene tutto sommato una persona che segue un catechismo e dice: e quando sbaglio, il sottotitolo infatti è Confessioni di un onesto peccatore, quando sbaglio io mi confesso davanti ai miei amici, che sono questi compagni del cosiddetto CCI, Centro Casinisti Internazionali, che si divertono a fare delle bravate e delle gogliardie. Ecco, e noi alla fin fine confessiamo di aver commesso qualche errore, però sono tutti degli errori abbastanza emendabili. Veniali. E veniali, in un qualche modo, si possono, tant'è che si possono cancellare con una buona bevuta tra di loro. È una confessione. Ma quello che non si può confessare è l'aver invece trasgredito il quinto comandamento e l'essere diventato addirittura un assassino. Ecco, allora, per negarsi questo, non potendolo archiviare, come ha detto splendidamente lei all'inizio, non potendolo archiviare nella memoria, farà impazzire la memoria. Un'altra caratteristica della scrittura di questo romanzo: tutto avviene nell'arco di una giornata, un giorno. Che coincide con l'ottantesimo compleanno del protagonista, e tutto avviene non esattamente nello stessa location, ma in un luogo abbastanza circoscritto. Unità di tempo, luogo e azione. Esatto. È una coincidenza o possiamo scomodare Aristotele? Dobbiamo. La poetica. Perché io... Nella poetica. Nella poetica. Perché io l'ho presa quasi per gioco questa cosa, ma in effetti l'ho ricercata. Proprio perché intendevo sottolineare il fatto che il modo di raccontare la storia, come valeva 2500 anni fa, vale ancora oggi. E quindi queste unità segnate da Aristotele per la tragedia, perché allora si raccontava così, attraverso la tragedia, lo spettacolo, ecco, servivano proprio veramente per il pubblico, per rimanere concentrato e per capire bene, entrare bene dentro la storia. E valgono ancora oggi, anche se poi dopo, grazie ai meccanismi di analessi, tornare indietro, il cosiddetto flashback, e di prolessi, proiettarsi... Intuizione del futuro. Esatto, anticipare quello che verrà dopo. Ecco, noi riusciamo a vedere in questo modo, attraverso gli occhi del protagonista, riusciamo a vedere circa un secolo di storia. Quindi ci muoviamo da lì e riusciamo anche a spostarci, perché lui pensa qualche cosa che avviene in Afghanistan e noi vediamo qualche cosa dell'Afghanistan. Pensa qualche cosa che è avvenuto a Torino e noi vediamo qualche cosa di Torino, che è avvenuto in Liguria. E quindi ci muoviamo. Però sono pensieri, sono citazioni, sono immagini, che noi le viviamo attraverso di lui, perché lui rammemora delle cose. E rammemorando, ad un certo punto rammemora quello che non deve rammemorare, rammemora il quinto. A quel punto lì gli succede una cosa che era già successa a suo padre, il quale probabilmente era anche lui un sacerdote faraonico, cioè un grande cultore della ricchezza e di niente d'altro. Cioè gli succede la pazzia, gli arriva la pazzia. La sua mamma, la mamma di Russell, diceva del proprio marito, cioè del papà di Harvey Russell, diceva che quella dei Russell è una rama di pazzia. Ad un certo punto diventano tutti pazzi. Qui c'è prendere anche un riferimento. Un riferimento, insomma, la rama di pazzia del capitalismo, in un qualche modo, no? Che privilegia troppo questo aspetto della ricchezza. Questa grande magnate editoriale che in qualche modo ci ricorda qualcuno. Se noi vogliamo guardare nel mondo
contemporaneo c'è un certo Rupert Murdoch, che ci fa venire in mente un po' questo Harvey Russell, fa un po' venire in mente. Ma anche un certo, ancora più in su c'è un certo Donald Trump e poi un po' più giù molto un nostro amico tale Silvio, Silvio, che insomma anche lui è un tycoon, sono scartamenti diversi secondo, più grandi o più piccini, sia di potere che di cattiveria, via. Ecco, bravo, benissimo maestro, esattamente, anche di cattiveria, certo. Lei scrittore, sì, ma anche editore. Nel 1980, sbaglio, con sua moglie Eleonora, ha fondato una casa editrice che si chiama Genesi. Sì. Tra l'altro, tra le varie pubblicazioni molto interessanti, tre appartengono a due autori che sono stati ospiti qui a Vivere e Raccontare. Uno Di Lieto. Sì, certo, il professor Carlo Di Lieto. Il professor, certo, Di Lieto, che ha scritto un trattato, un saggio molto interessante nel rapporto fra psicanalisi e letteratura, sì, molto interessante. E un altro che ha pubblicato, che lei ha pubblicato in due raccolte di poesie, che è Corrado Calabrò. Oh, cioè, certo. Devo dire che Carlo Di Lieto, professor Carlo Di Lieto, che insegna a Sant'Orsola di Napoli, Università Sant'Orsola, è un uomo di cultura eccezionale. Perché sta svolgendo un lavoro, oltre al fatto che è una colonna della casa editrice, perché è direttore di collana, della collana Letteratura e Psicanalisi, ed è un mio collaboratore, tra i miei collaboratori più importanti e più significativi, ma sta facendo un lavoro molto importante, perché rilegge tutti gli autori della letteratura italiana, e non soltanto italiana, in chiave psicanalitica. Quindi autori del fine 800, 900. Sì, principalmente. Ecco. E questo è un po' come vedere il quadro da dietro la tela. Le sue opere sono interessantissime. Tra l'altro ha scritto un vero e proprio capolavoro che è dedicato a Giacomo Leopardi, e questo è uno dei libri più importanti e più significativi sulla storia di Leopardi. Ecco. Sono 500-600 pagine che rappresentano l'ultimo periodo di Leopardi vissuto a Napoli. Ecco. Dell'amico Calabrò invece devo dire, sì, io ho pubblicato il libro Mi manca il mare, che è un bellissimo libro di poesie, i cui aspetti principali, due gambe fondamentali, che sono la donna e il mare, i due aspetti principali della poesia di Calabrò, ma non solo. C'è anche una novità molto importante di Calabrò, che consiste nel fatto di cercare all'interno della poesia non soltanto una memoria puramente letteraria, ma anche una documentazione al di fuori della poesia, cioè fare un'interpretazione della poesia non soltanto come autoreferenziale, il poeta dentro la tua turris eburnea, sì, della poesia e basta, ma il poeta che invece si mette in contatto con le altre scienze, cioè la poesia come una logica di conoscenza dell'uomo e come una specie di applicazione del pensiero umano per interpretare meglio tutte le altre grandi discipline della mente. È incredibile che una di queste maggiori discipline che stuzzicano l'interesse del poeta Calabrò sia l'astrofisica, e credo che sia una cosa molto importante questa. Gli hanno dedicato, cioè hanno chiamato, battezzato un asteroide con il suo nome. Certo.
E poi ha pubblicato lei anche in una rivista che è sua. Ma certo, In Vernice. In Vernice ha pubblicato una intervista molto interessante a Calabrò. Sì, sì, dedicandogli la copertina, certo, come personaggio rappresentativo di quel numero di Vernice e come personaggio, come voce e volto interpretativo della poesia italiana dell'ultimo Novecento, primi anni del 2000, insomma. Una domanda, insomma, che vuole essere anche un po' una battuta, ma a lei come editore, autore, è mai capitato di autoproporsi una sua opera e di vedersela rifiutata? Di autoproporla a me? E poi dire no, forse questa no. Le dirò che io ho fatto questo peccato. Il primo libro me lo sono autopubblicato. Ma che cosa c'è che non va quando un editore si autopubblica? Guardi, è un atto di maleducazione, l'ho capito dopo. Cioè, il lettore non la prende volentieri, non l'accetta volentieri. In particolar modo non l'accettano volentieri gli altri colleghi, di scrittura. Ecco. Dicono, ma fai anche tu la fila presso gli altri editori. E no, allora bisogna sottostare un po', ecco, diciamo così, a questa specie di minuetto. Per di, cui, morale, di morale, di chiamiamola, ecco, così. Allora, chiamiamola così. E torniamo per cui al tema. L'editore va da un suo collega. Ecco. E va bene, questo per rispettare, perché in realtà ogni scrittore, e quindi anche l'editore quando è scrittore, insomma, è il primo giudice di se stesso. Devo dirle una cosa che... Si diventa ipercritici. Si diventa ipercritici. Quasi sempre lo scrittore è il giudice più severo di se stesso. È quello che cancella di più. Vengono i dubbi, è più incerto, eccetera. Anche se il grandissimo, insomma, è sempre consapevole della sua grandezza. Però ha sempre bisogno, in un qualche modo, di avere... Di essere giudicato, approvato. Sì, certamente. Per quanto riguarda il futuro, ha in mente qualche cosa che riguarda la sua attività di scrittore? La mia attività di scrittore? Adesso bisogna far venire fuori Shanti. Adesso quindi bisogna far venire fuori l'immagine della donna. La conclusione della trilogia. La conclusione della trilogia. Avrà un titolo? Ce ne sono due o tre che sono lì che stanno girando questi titoli nella mia mente. Ci sto già lavorando, ma insomma ci vuole una possibilità di salvazione. Questo, e l'editore sarà sempre lo stesso. E vedremo. Vedremo. E invece il suo futuro di editore? Qualche cosa in mente? Ah, il mio futuro di editore, dunque, visto che ho appena 73 anni, direi che... Cioè, è del 46. Io sono del 46. Anch'io. Abbiamo qualche cosa in comune anche da questo lato, bene, fa molto piacere. E quindi abbiamo ancora un futuro, certo, per Bacco, infinito, o perlomeno indeterminato. Ma... adesso, siccome per un tutto sommato la Genesi è un piccolo editore, quindi non può permettersi di comprare i diritti dei grandi autori, cosa che possono fare soltanto i grandi editori, che possono anticipare grandi cifre per comprare sul mercato. Harvey potrebbe farlo, via. Harvey certamente sì, e lo fa in continuazione. Ecco, lei sa che il mercato principale è il mercato di Francoforte, dove noi andiamo, ma poi alla fin fine parliamo con altri piccoli editori e di conseguenza stiamo sempre lì, presente come nel mercato del calcio. Io ti pago 10 miliardi il tuo giocatore, e i 10 miliardi sono rappresentati da quest'altro giocatore che ti do. E quindi è uno scambio. Alla pari, no? Ecco, di danaro non ne circola. Questo è il discorso del piccolo editore, in sostanza. Invece con i grandi editori ti mettono proprio la borsa di quattrini
e questo non lo posso fare. Io di conseguenza, però, cosa posso prendere? Adesso che si liberano i classici interessanti dopo i 70 anni della letteratura italiana dalla morte, dopo i 70 anni dalla morte si liberano i diritti, posso pubblicare qualche cosa di interessante. Talvolta pubblico anche cose che si sono liberate già da tempo. Mi fa piacere una Divina dire, Commedia, per esempio, ecco. Sì, un commento della Divina Commedia completamente nuovo. Deve essere una battuta, coincide. No, lo sto proprio facendo con il dantista professor Mario Aversano di Salerno, che è uno dei maggiori dantisti del mondo viventi e che ha un commento che rivoluziona totalmente la figura di Dante Alighieri, visto principalmente come il grande alfiere della pace internazionale. Credo che questo sia per la mia casa editrice qualcosa di molto importante, anche finanziariamente ed economicamente. È una visione di Dante abbastanza... Penso di sì, che farà storia, che farà storia. Bene, allora. E mi piace concludere con questo, con il nostro grande padre della lingua italiana, il nostro incontro, del quale io la ringrazio moltissimo. Auguri. Grazie, maestro. Allo scrittore e all'editore. Grazie. Alla prossima volta.